Siamo a Fico, a Bologna, siamo nel vecchio mercato ortofrutticolo e questo è il pastificio di Gragnano e il mulino di grano duro. Praticamente è un unicum dove noi spieghiamo alle persone come si passa da un chicco di grano che si semina nella terra, diventa grano in 8 mesi dal mese di novembre che è adesso praticamente fino a giugno quando si fa il raccolto, viene macinato nel nostro mulino e dal nostro mulino si passa al pastificio dove questo che è la parte meccanica proprio di produzione della pasta viene illustrata attraverso una squadra di attori, è una compagnia teatrale, c'è oleogrammi, realtà aumentata, è una serie di diavolerie tecnologiche, effetti ottici cinematografici che faranno rivivere tutto il percorso che fa un chicco di grano mentre accade invece fisicamente davanti agli occhi del visitatore, quindi accade veramente, ma loro lo facciamo diventare più interessante e più facile da comprendere attraverso dei pasta genius che sono le persone che gli insegneranno tutto il percorso che fa. Alla fine si asciuga la pasta diventa stabile, la pasta asciutta e la si confeziona, il visitatore viene anche a confezionarsi il suo pacco di pasta e non può andare via se non viene ad assaggiarla la pasta, e quindi la pasta che è qui, c'è una cucina bellissima dove ci saranno almeno 6 ricette al giorno di pasta di Gragnano e della pasta di Fico che produciamo qui, e ci sarà anche quello che viene chiamata la devozione, cioè un spaghetto al pomodoro to go da portare via nella grande street food che è questa di Fico. Quindi produzione, distribuzione, diciamo produzione, commercializzazione e somministrazione tutto in questo spazio. E più formazione del personale, più formazione delle persone che vengono a imparare che cos'è la pasta. Senti, guardando queste fabbriche mi sta venendo in mente una cosa, come se fossero le aree diciamo di formazione, di comunicazione interna aziendale che molte aziende italiane, soprattutto le aziende eccellenti del Made in Italy, hanno in azienda, no? È come se poi tutte avessero portato questo format qui, no? Stessa sensazione anche tu? Ma un po' sì, un po' sono delle fabbriche pilota e quindi possono anche essere viste da un lato come hai detto di formazione, ma dall'altro lato possono essere viste proprio come fabbriche pilota, cioè nel senso dove tu fai il nuovo prototipo, dove tu fai il prodotto, lo stai testando su e quindi qui c'è un test fantastico perché hai migliaia di persone che arrivano ogni giorno di ogni fascia culturale, di ogni fascia di età, di ogni provenienza nazionale ed internazionale, e quindi vuoi far assaggiare un nuovo formato. Questa diventa un'officina dove puoi progettare il futuro della pasta, del prosciutto, del formaggio e farla assaggiare a chi viene qui, perché questo è un audience selezionata, chi viene a un parco a tema del cibo è qualcuno che è interessato al cibo. Tra l'altro hai tutte le fasce d'età, potrai fare un test sulla gita scolastica piuttosto che no? Che all'appassionato, il food blogger, il giornalista, l'appassionato tecnologico e tutto il resto. Senti, la motivazione per cui hai scelto di venire qua con questo rispetto ai tanti brand che hai? Perché da un lato il pastificio dei Campi poteva essere un pastificio che è un po' complicato. Forse hai già risposto, cioè c'è un concetto di massa, no? Anche di cui tenere conto. È un po' complicato da trasferire a un gran numero di persone, ci sono una serie di contenuti, quello è un pastificio per professionisti che diventa anche utile agli appassionati, questo è un pastificio degli appassionati e quindi è una specialità alimentare che tutti però possono godere.